Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis, quindi lo puoi fare benissimo. Parliamo un po' della situazione, anzi parliamo un po' delle parole di Luciano Spalletti di ieri sera. Qualora, mi è stata posta la domanda, ma Koulibaly che fa, va via, rimane a Napoli? Luciano Spalletti ha risposto: io personalmente, con la sua calma, perché lui è molto calmo quando parla, ha risposto: io personalmente mi incateno ai cancelli del campo di allenamento per non far andare via Kalidou Koulibaly. Benissimo, va tutto benissimo, una risposta normalissima, io penso. Che ti deve dire Spalletti? No, se va via tanto abbiamo altri 5-6 giocatori che lo possono sostituire. No, perché c'è Manolas, c'è Rachmani, ma Rachmani ora non è pronto, proprio pronto per prendere il posto di Koulibaly. Forse il posto di Manolas lo può prendere, ma di Koulibaly ora come ora no. Come detto, era stata, c'è il Paris Saint Germain, se non erro, ultimamente su Kalidou Koulibaly. Questi si stanno prendendo il mondo, perché stanno per chiudere anche, così fanno sapere da Parigi, la trattativa per Paul Pogba. Io, va bene che questo è uno sceicco, ci avrà i pozzi di petrolio, ci avrà l'accordo con la UEFA per il mondiale in Qatar, perché se non sbaglio lui è uno di quelli lì che ha proposto il mondiale in Qatar, perché poi lui c'ha diverse società sotto in Qatar, quindi la vede parecchio lunga. E questo è, ragazzi, lui doveva dare ha dato una risposta sensata. È normale che quello ti dice: io mi incateno per non perdere Koulibaly. E poteva dire la stessa cosa per Lorenzo Insigne, poteva dire la stessa cosa per Fabian Ruiz. Ragazzi, è gioco di politica, punto, basta. Sono giochi psicologici che si fanno sui giocatori, perché giustamente, se tu indossi questa maglia qui, che questa è la maglia della scorsa stagione, lo sapete tutti, c'è sempre lo scudetto, il gagliardetto, eccolo qui, della Coppa Italia, è normale che uno ti dice: no, io lo tengo, mi incateno. È normale, non ha detto niente di eclatante, non c'è da fare una montatura per dire Koulibaly non va via. Koulibaly andrà via se arriverà un'offerta da 50-55 milioni / 60 milioni da parte di un top club europeo, Paris Saint Germain, Manchester United, Real Madrid. Potrebbe andare benissimo alla Juventus, se la Juventus ha quei soldi. De Laurentiis lo sappiamo, non è uno che si fa pregare. Guardate il caso Higuain, guardate Cavani, guardate Lavezzi, guardate Amsic, che però era a fine carriera con il Napoli. E quindi, ragazzi, ricordatevi una cosa: qualora dovesse partire Lorenzo Insigne, Fabian Ruiz, Koulibaly, ci vogliamo mettere un Demme, un Meret, un Lozano, ricordatevi che questa rimane, i giocatori vanno, ma questa rimane. Sempre e comunque, forza Napoli dal vostro Neapolis 1926, iscriviti al canale, sto dicendo a te, iscriviti al canale, muoviti.